Ben ritrovati amici telespettatori. Oggi Teleobiettivo vuole mettere a fuoco un tema che di recente ha ormai assunto la dimensione del dilagare nell'ambito dei mezzi di informazione. Parliamo dei femminicidi, anche perché la cronaca ci ha dato negli ultimi giorni due episodi, quasi uno di seguito all'altro, che fanno riflettere: quello di Giulia, la 22enne uccisa dal fidanzato e a brevissima distanza dal ritrovamento del corpo di Giulia c'è stato un altro femminicidio, l'uccisione di una donna per mano di suo marito, e quest'ultimo delitto è avvenuto anche in presenza dei figli ad Andria, vittima Enza, questa donna che ha pagato con la vita l'ipotesi di volersi separare appunto dal marito. L'argomento è di estrema attualità perché ancora le indagini nell'uno e nell'altro dei due casi stanno andando avanti, e quindi i quotidiani periodicamente, come anche gli altri organi di informazione, ci stanno dando degli aggiornamenti che ci aiutano a capire le cause di questi due delitti e che ci aiutano anche a individuare dei percorsi affinché delitti come questi non ce ne siano più. E questo dunque l'obiettivo del nostro teleobiettivo. Partiamo dal Corriere della Sera, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Oggi il titolo di spalla è il seguente: Giulia uccisa dopo la seconda aggressione. Filippo è rimasto per 9 ore dal PM e ha dichiarato: mi è scaltato qualcosa. Il delitto, l'autopsia letale, è stato un colpo al collo, soprattutto in seguito al quale Giulia è morta dissanguata. Ma leggiamo quello che è pubblicato sulla prima pagina del Corriere della Sera: mi è scattato qualcosa in testa e l'ho uccisa. Sono parole virgolettate, parole di Filippo, che ha risposto tra l'altro così nell'ambito di queste 9 ore di interrogatorio dinanzi al PM di Venezia Andrea Petroni. Ha ripercorso Filippo la sera dell'11 novembre, quando ha aggredito Giulia nel parcheggio di Vigonovo per poi portarla a Fossò, dove l'ha colpita 20 volte e le ha inferto la coltellata fatale. Dopo ha guidato per 170 km fino al lago di Barcis, si è liberato del corpo ed è fuggito per oltre 1000 km quando si è fermato con la sua automobile in Germania. Questo è appunto quello che il Corriere della Sera riassume dell'intera vicenda. Ma dal Corriere della Sera, che ci ha parlato degli ultimi aggiornamenti sulle indagini per l'omicidio di Giulia, ci spostiamo a Repubblica Bari, alla prima pagina di Repubblica Bari, che ci dà le ultime novità sulle indagini per l'omicidio di Enza. Titolo di apertura: Enza, audio shock all'amica. Cerchiamo di decodificare questo titolo, che è abbastanza sibillino, grazie a quello che viene scritto in maniera più dettagliata nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica, edizione di Bari. Elena era stata presa a schiaffi e al volto dal marito nella notte fra il 22 e il 23 novembre, ma Enza non lo aveva denunciato. Quindi c'è stato un precedente, una precedente aggressione che è diventato quasi il sintomo di quello che poi sarebbe stato l'esplosione della follia omicida del marito. Non poteva immaginare Enza che 5 giorni dopo sarebbe stata accoltellata dall'uomo che aveva condiviso 14 anni di matrimonio e 2 figli con lei. Ho avuto una settimana molto particolare, sono andato in ospedale perché mio marito mi ha alzato le mani. È il messaggio vocale che Vincenza Angrisano, detta Enza, di 42 anni, ha mandato ad un'amica pochi giorni prima di essere accoltellata a morte dal marito, il 51enne Luigi Leonetti. Ma ora cerchiamo di ricostruire, con l'ausilio di un servizio tratto dal TG Norba, servizio di Michele Fralonardo, quest'ultimo episodio.
Martedì pomeriggio era passata, poco prima delle 17, a prendere il figlio più piccolo da scuola per portarlo a casa, senza immaginare che sarebbe stato uno dei suoi ultimi gesti. La morte di Vincenza Angrisano, la 42enne assassinata dal marito ad Andria, ha sconvolto un'intera comunità. Ieri le madri dei compagni di scuola dei figli di Enza hanno decorato una panchina con un tessuto rosso, su cui è stato posato un mazzo di rose bianche e con un foglio su cui si legge «Non si può accettare, addio mamma Enza». In serata manifestazione in piazza Catuma con tanta gente e la sindaca Giovanna Bruno, quel che è successo è terribile, è stato detto, un cambio culturale urgente e necessario, le scelte delle donne vanno rispettate, ma c'è sempre spazio per la speranza. Luigi Leonetti, il marito assassino, è intanto in carcere a Lucera, l'accusa è omicidio volontario con l'aggravante di aver agito contro il coniuge, oggi l'interrogatorio di convalida del fermo. Il 51enne aveva subito confessato il delitto ai carabinieri, ha colpito la moglie con un coltello da cucina, almeno 3 i fendenti, era accecato dalla gelosia. Non sopportava l'idea che lei, dopo 14 anni di matrimonio, avesse intrapreso una relazione con un altro uomo e voleva la separazione, aveva già deciso. I due figli non avrebbero assistito al delitto, sarebbero rimasti chiusi in camera fino all'arrivo del 118 chiamato dallo stesso Leonetti. Ora sono a casa degli zii assistiti da una psicologa della ASL. Ecco, abbiamo visto una sorta di similitudine fra i due casi. Entrambi gli assassini hanno dichiarato che hanno agito d'impeto, che non era il loro delitto premeditato, ma nel caso di Giulia abbiamo visto che Filippo aveva messo in atto tutta una serie di iniziative che lasciano capire come invece tutto era stato pensato con molto anticipo. Nel caso invece di Enza abbiamo scoperto che c'è stato un precedente, alcuni giorni prima dell'omicidio il marito l'aveva presa a schiaffi, aveva scatenato in maniera più blanda la sua violenza nei confronti della moglie. Quindi difficile credere in entrambi i casi che ci sia stato un gesto di impeto, un gesto una persona che in un momento particolare è stata accecata. Ma adesso andiamo sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, dove si tenta un'analisi di questi fenomeni. Troviamo due titoli in posizione di spalla. Il primo, maturità affettiva per riavvicinare uomini e donne, articolo riflessione di Mariolina Ceriotti Migliarese, e poi subito sotto un'altra riflessione di Franco La Cecla, perché non serve accusare oggi il patriarcato. Affronteremo appunto queste due analisi subito dopo una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Riprendiamo dunque l'argomento e riprendiamo dalla prima pagina del quotidiano Avvenire e dalle due provocazioni che sono state lanciate dagli articoli che trovano l'incipit in posizione di spalla sulla prima pagina del quotidiano dei Vescovi. E vogliamo commentare queste due provocazioni che al tempo stesso sono dei tentativi di dare delle soluzioni, di dare degli input per fare in modo che queste vicende, questi fatti di cronaca ci portino a passare dall'indignazione a fare qualcosa affinché non ci siano più altre occasioni di indignazione. Siamo dunque collegati con Claudia Conte, giornalista, opinionista e attivista dei diritti umani, a cui diamo il benvenuto, anzi il bentornata fra noi. Grazie, buonasera, un piacere essere con voi, soprattutto a parlare di questo tema che, come sai, mi è molto caro. Certo, certo, anche perché diverse iniziative ti hanno visto protagonista in un modo o nell'altro, in vari ruoli, proprio per sottolineare l'importanza appunto di trovare una soluzione e fare in modo che non ci siano altri nomi e altre scarpe rosse nel lungo elenco che ogni anno purtroppo siamo costretti ad aggiornare. Allora, partiamo dalla prima provocazione sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, quella di Mariolina Ceriotti Migliarese, la quale sostiene che, leggo dal titolo, maturità affettiva per riavvicinare uomini e donne. In sintesi si sottolinea il fatto che oggi
si è passati da un amore, diciamo, che in passato era, diciamo, reale, concreto e che considerava l'altro come una persona degna di rispetto, ad un amore visto come, possesso dell'altro. E questo riguarda soprattutto gli uomini, un atteggiamento che gli uomini hanno nei confronti delle donne. Per cui, l'autrice Mariolina, Ceriotti Migliarese, sostiene che debbano essere le donne, in pratica, a cogliere il campanello d'allarme e a verificare se l'altro le considera un possesso oppure riescono ad ottenere quel rispetto che è il sintomo di un vero amore. Ecco, è a tuo giudizio facile fare questa distinzione o quando una donna è innamorata rischia di vedere tutto annebbiato e di sbagliare nel considerare gli atteggiamenti dell'altro? La questione è molto complessa e ovviamente non è solo una questione sentimentale. Dobbiamo pensare che la violenza contro le donne spesso deriva anche da una disparità di considerazione tra i generi. Secondo il Global Gender World Forum c'è una disparità di genere molto importante. E soltanto pensiamo che il 55% delle donne è occupata, quindi lavora ed ha un'indipendenza dal punto di vista economico. Tra 132 anni raggiungeremo una parità di genere. E questa disparità si evince anche nella disparità salariale, quindi stesso tipo di impiego, la donna guadagna di meno. E purtroppo l'indipendenza economica è quella che poi dà la forza, la libertà alle donne di uscire anche da relazioni tossiche. Perché mettiamoci anche nei panni di una donna che subisce maltrattamento domestico, perché dobbiamo pensare che quasi, insomma, la gran parte dei casi di violenza sulle donne avviene in ambiente domestico, quindi da parte di partner. Cosa succede? Che la donna che non lavora e che magari ha anche dei bambini non ha il coraggio di denunciare perché pensa che, insomma, poi può rimanere sola, senza sostegno economico e quindi senza il marito si sente incapace di gestire la propria vita. Per cui ecco, un cambiamento dal punto di vista del gender gap, quindi ottenere parità di opportunità e di diritti tra uomini e donne, è un punto importante. Detto questo, la violenza contro le donne è ormai un problema strutturale della nostra società, perché ogni 3 giorni viene uccisa una donna, lo stiamo seguendo, anche tra i più giovani è molto diffuso, Giulia Cecchettin, insomma, parliamo di ragazzi di 22 anni, quindi capiamo come è anche un problema culturale che nasce nelle famiglie, perché una generazione di ragazzi spaesata, in cui purtroppo mancano i punti di riferimento. Una volta, un tempo, le figure chiave della società, quindi ad esempio la scuola, il professore o il medico, oppure il sacerdote, oppure il padre, erano figure autorevoli che davano dei valori e di cui avere anche una sorta di timore reverenziale. Oggi è tutto depotenziato. I genitori sono diventati molto spesso amici dei figli, troppo amici dei figli, e non sanno più dire di no. E si crea, cosa succede? Che la generazione fiocco di neve, cioè dei ragazzi iperprotetti che spesso non sono abituati a ricevere no. Quindi nel momento in cui trovano una ragazza che li lascia, li abbandona, non sanno gestire questa delusione e reagiscono in maniera anche violenta. Allora, dobbiamo sicuramente ripristinare un maggiore dialogo con i figli, quindi nelle scuole e nelle famiglie, ripartire da qui, da questi centri di educazione. È stata inserita, ad esempio, una bella proposta di legge che prevede l'educazione al rispetto nelle scuole. Il ministro Valditara ha proposto di inserire una sorta di educazione civica, che però comprenda anche il rispetto verso le donne. Quindi, nel momento in cui un compagno di classe ha un atteggiamento sessista, frutto anche di una cultura sbagliata, perché
Pensiamo quante canzoni, no? La musica trap, che è molto, molto, molto amata dai giovani, e spesso i genitori neanche sanno che i propri figli seguono questo tipo di cantanti, ma i testi di queste canzoni sono testi diseducativi, in cui la donna viene considerata male, vengono usate delle parole spregiative nei suoi confronti. Quindi, tutto ciò che può istigare a comportamenti aggressivi e violenti nei confronti delle donne non vanno dati come strumenti di educazione ai ragazzi. Quindi maggiore controllo. Poi i social network in questo Certo. svolgono purtroppo un ruolo importantissimo, perché sono i nuovi tutorial. I ragazzi si trovano le informazioni, si informano, studiano spesso sui social network, e lì purtroppo lo sappiamo com'è. Ognuno dice quello che vuole, non c'è un limite. Tutti sono insomma, influencer, e spesso sono influencer negativi, però non di buoni comportamenti e di buoni sentimenti. E questo crea grandissima confusione, soprattutto nei più giovani, che appunto si sentono onnipotenti spesso perché non sono abituati a ricevere no, e quindi sviluppano violenza. Io credo che sarebbe importante anche uno sportello, aprire degli sportelli per i ragazzi, per i maschietti, dei numeri che loro possono chiamare nel momento in cui sentono di avere questo istinto violento, magari un supporto psicologico in quel momento di grande vulnerabilità, di grande fragilità, potersi affidare a qualcuno, chiamare un numero per non sentirsi soli, avere gli strumenti anche per reagire a quella delusione. Potrebbe essere uno strumento importante, Ecco. oltre ovviamente a, insomma, cercare di affidarsi nuovamente ai genitori e ai professori. Ecco, brevemente un focus anche sull'altro diciamo, commento che troviamo sulla prima pagina di Avvenire, firmato da Franco La Cecla, il quale sostiene che, a differenza della diciamo, opinione abbastanza diciamo, rievocata in questi giorni circa l'equazione violenza figlia di patriarcato, di una società ancora patriarcale, sostiene che invece il patriarcato si sta disgregando. E che occorre continuare su questa strada senza rimetterlo sul piedistallo anche a livello di commenti, e che sono proprio le donne ad aver cominciato a sgretolare questa società basata sulla predominanza dell'uomo, e le stesse donne possono portare a termine questa operazione. Sei d'accordo o no? Io sono sempre per l'equilibrio, per la moderazione. Non mi piace l'estremizzazione del pensiero. E troppo spesso invece viviamo proprio questa dicotomia. Vediamo quello che è accaduto a Roma. Il 25 novembre c'è stata una manifestazione nazionale di gruppi di femministe, 500.000 persone. In cui era una manifestazione contro la violenza sulle donne, che è diventato invece un momento di estrema violenza, in cui si è inneggiato alla Palestina, in cui si è presa d'assalto la sede dell'associazione Pro Vita, che si occupa, lo sappiamo, di famiglie e di aborto. Si può non essere d'accordo su ciò che questa associazione promuove, ma si deve condannare in maniera esplicita e forte ogni forma di violenza. E quindi che un gruppo di femministe che lottano per i diritti delle donne siano le prime ad essere agguerrite contro altre donne, io lo trovo gravissimo. Ritornando al discorso del patriarcato, io credo che non si possa fare questo errore di generalizzare. Io ho sentito dire che è colpa di tutto il genere maschile se una donna viene uccisa da un uomo. Ecco, non posso assolutamente pensare che tutti gli uomini siano corresponsabili di quanto ha fatto Turetta alla povera Giulia. Turetta è un ragazzo che deve rispondere di quello che ha compiuto, e che certamente l'ha fatto per motivi che vanno appunto investigati, vanno capiti, e che però non possono essere estesi a tutta la componente maschile, altrimenti che succede? Che il dialogo tra uomini e donne non avviene più. Noi dobbiamo arrivare ad una conciliazione tra i generi,
Non si può distruggere il rapporto uomo-donna, creando questa ondata di odio, no? Contro questo patriarcato. Quindi non credo che appunto sia una questione di colpevolizzazione di tutti gli uomini. Certo, l'abbiamo detto anche prima, la disparità di genere è un tema che va affrontato in tutti i modi, con uno sforzo congiunto che parta dalle istituzioni. E infatti, ad esempio, è stato emanato poco prima della giornata contro la violenza il nuovo DL femminicidio che va a rafforzare il codice rosso, quindi pene più severe per le persone che compiono omicidi verso le donne, processi più veloci, perché è chiaro che una donna nel momento in cui denuncia non deve rimanere sola, non deve avere paura di quello che può accadere, si deve sentire protetta. E devo dire che gli strumenti ci sono perché la Polizia di Stato, composta da persone non soltanto grandi professionisti, ma anche persone preparate, anche umanamente pronte a rispondere a questo tipo di allarme sociale. Stessa cosa è con la magistratura, i centri antiviolenza. Quindi le donne devono denunciare nel momento in cui abbiamo il sentore, anche segnali deboli che qualcosa di male sta per avvenire, bisogna avere il coraggio di farlo. Anche io ho tante persone che conosco che lo hanno fatto e sono riuscite a risolvere il problema. Quindi questo è veramente importante dirlo sempre e farlo subito, farlo presto, perché le cose possono degenerare e a volte i segnali ci sono, come nel caso di Vincenza, di Andrea, che aveva insomma, detto alla sua amica di aver già ricevuto nei giorni precedenti delle minacce e delle percosse da parte di quello che sarà stato poi il suo carnefice. Ecco, pochi secondi che ci rimangono li dedichiamo brevemente a illustrare una iniziativa che tu come attivista dei diritti umani stai per compiere, stai per andare per la seconda volta in Ucraina insieme all'associazione Memoria Viva che invece per la 40ª volta si reca in questo paese per una missione umanitaria che parte l'8 dicembre nel giorno dell'Immacolata. Pochi secondi per descrivere quello che farete. Mi fa piacere che tu lo abbia detto perché dell'Ucraina non parla più nessuno. Siamo tutti insomma, presi dalla guerra in Medio Oriente, ma nel mondo ci sono altre 59 guerre e ne abbiamo una molto vicino a noi, che è la guerra in Ucraina. C'è una grande crisi umanitaria, manca il cibo, mancano le medicine, fa molto freddo e ci sono tanti bambini che soffrono. La Memoria Viva è un'associazione che, appunto, come ricordato prima, ha fatto 40 missioni, quindi ha fatto un lavoro eccezionale per aiutare i civili. Li accompagnerò ancora una volta per portare dei doni, perché è Natale anche per i bambini ucraini. Ma la cosa meravigliosa sarà che abbiamo coinvolto dei ragazzi di scuole italiane che hanno realizzato delle letterine, dei piccoli doni. Per esprimere solidarietà ai bambini orfani di Mariupol. I ragazzi di Mariupol, dopo l'invasione russa, sono stati costretti a lasciare il proprio paese e a rifugiarsi in un luogo più sicuro, vicino Leopoli. E nella struttura vicino Leopoli ci sono 130 orfani che vivono tutti insieme in questa grande casa di accoglienza. E noi saremo lì a portare questi doni. Per augurare un buon Natale anche a loro e nonostante tutto portare un po' di calore, un po' di umanità, un po' di solidarietà italiana. Grazie a Claudia Conte per averci aiutato a leggere meglio questo fenomeno che purtroppo dilaga e per individuare alcune delle ipotesi di soluzione che possiamo suggerire, ma soprattutto grazie per questa missione che anche a nome di tutta la nazione della quale facciamo parte sta per partire per l'Ucraina e mentre tu accompagnerai gli attivisti di Memoria Viva, noi accompagneremo te e loro con la nostra preghiera. E grazie a voi amici telespettatori per averci seguito.